Gli scienziati europei chiedono all'Unione Europea di finalizzare l'adesione del Regno Unito al programma scientifico. E qualche settimana fa avevamo parlato dei ritardi da parte dell'Unione Europea nella rettifica del programma scientifico con il Regno Unito dovuta alla Brexit. Ora, in soccorso dei colleghi inglesi, arriva una lettera degli scienziati europei indirizzata alla Presidente von der Leyen. Prego il servizio di Chiara Pedrazzi. Più di 1000 università e 50 accademie della scienza in tutta Europa hanno invitato l'Unione Europea a finalizzare immediatamente l'adesione del Regno Unito al suo programma di ricerca da 80 miliardi di sterline e a porre fine al ritardo di 10 mesi del processo di ratifica. In una lettera al Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, affermano che il lungo ritardo mette in pericolo i piani di collaborazione attuali e futuri e qualsiasi ulteriore ritardo comporterà un grave indebolimento della nostra forza di ricerca collettiva. La lettera arriva tra i timori che il programma di 7 anni, Horizon Europe, sia un danno collaterale in una più ampia disputa politica tra il Regno Unito e l'Unione Europea sulla pesca e il protocollo Brexit dell'Irlanda del Nord. Il Regno Unito avrebbe dovuto contribuire con circa 2 miliardi di sterline all'anno per rimanere nel programma, con fondi investiti in progetti di ricerca all'avanguardia, nelle università e negli istituti di ricerca britannici, su tutta una serie di settori, dai vaccini alle tecnologie per il cambiamento climatico. Ora gli scienziati affermano che il faticoso lavoro di mettere insieme i team di progetto e le proposte, che spesso può richiedere un anno per essere completato, viene messo a repentaglio a causa dell'incertezza sullo stato del Regno Unito nei potenziali consorzi di ricerca. Esorta von der Leyen a mettere da parte la politica e premere il pulsante verde sui membri associati del Regno Unito. Il successo di Horizon Europe dipenderà dal suo impegno per l'eccellenza e le prospettive globali. L'unico modo per andare avanti nella pandemia è una comunità globale che lavori insieme per guidare la ricerca e l'innovazione attraverso la collaborazione, affermano nella loro lettera. Il Regno Unito è uno dei paesi leader nel programma di ricerca dell'Unione Europea prima della Brexit, responsabile di poco meno del 15% di tutti i fondi assegnati. Un portavoce del gruppo universitario Russell ha affermato che il Regno Unito è stato il secondo maggior beneficiario del programma Horizon 2020 dopo la Germania, vincendo 7,8 miliardi di sterline in fondi per 10.000 progetti negli ultimi 7 anni. I firmatari della lettera includono i capi dei principali organismi rappresentativi della ricerca, tra cui All European Academies, European University Association, CESAIR, il gruppo scientifico belga, e German U15, un'associazione di 15 delle principali università mediche in Germania.